Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a trattare la cattura di Totorina, ovvero l'operazione Belva, in tutti i suoi dettagli, per capire un po' com'è andata e come hanno fatto a prenderlo. Prima di farlo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video e di farci sapere nei commenti cosa ne pensate. Ricordo inoltre a chi fosse interessato al mestiere dell'investigatore privato di dare un'occhiata al nostro corso online sul sito www.voxinvestigazioni.it, dove trovate, oltre al corso, tutta una serie di articoli e di approfondimenti in merito alle investigazioni private. Io vi ringrazio e vi lascio quindi all'operazione Belva, la cattura di Totorina. L'operazione Belva è stata un'operazione di polizia condotta in Italia dal ROS dell'Arma dei Carabinieri il 15 gennaio del 1993 che portò all'arresto di Salvatore Riina. La pianificazione e le attività preliminari. Nell'agosto del 92, all'indomani delle stragi di Cosa Nostra che avevano messo in difficoltà lo Stato italiano, i carabinieri si riuniscono a Palermo per definire una strategia d'azione destinata alla cattura del capo della mafia Salvatore Riina. A questa riunione partecipano ufficiali sia dell'Arma Territoriale che del ROS, il raggruppamento operativo speciale, con lo scopo di mettere a fattor comune le informazioni disponibili. I primi raffronti, in particolare attraverso gli atti conoscitivi in possesso del maresciallo Antonio Lombardo, portano ad identificare una pista comune, quella che si snoda attorno al nome di Raffaele Ganci, capo della famiglia mafiosa del quartiere Noce di Palermo, ritenuto il tramite sicuro per arrivare a Riina. A fine settembre del 1992 la sezione Crimor del ROS, comandato dal capitano Sergio De Caprio, il capitano ultimo, avvia un servizio di osservazione con riprese video e servizi di pedinamento sui componenti della famiglia Ganci. Nei primi giorni di ottobre, Domenico Ganci, figlio di Raffaele, viene seguito per le vie del quartiere Uditore, dove riesce a far perdere le sue tracce lungo la via Bernini. Contemporaneamente, il nucleo operativo carabinieri di Palermo 2 avvia indagini sul Baldassarre di Maggio, al tempo incensurato, ritenuto in possesso di importanti informazioni sull'organizzazione Cosa Nostra, in quanto ex uomo di fiducia di Riina, che, a seguito di dissidi su attività economiche gestite dall'organizzazione, si era dovuto allontanare dalla Sicilia temendo per la sua stessa vita, soppiantato da Giovanni Brusca, nel comando ovviamente del mandamento di San Giuseppe Lato e da Angelo Sino nella gestione degli affari economici. Tale aspetto, dal punto di vista investigativo, lasciava sperare che un suo eventuale arresto potesse sfociare in una probabile collaborazione con le forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo operativo del gruppo 2 individuano il Di Maggio in Piemonte, in località Borgo Manero, vicino Novara, e lo arrestano l'8 gennaio del 1993. La sera stessa Di Maggio inizia a collaborare e, interrogato dal maggiore Balsamo, nel frattempo sopraggiunto in Piemonte, indica alcune zone di Palermo nelle quali aveva incontrato in passato Riina e dove, a suo parere, poteva trovarsi l'abitazione del capo della mafia. Gli sviluppi successivi. I carabinieri dell'Arma Territoriale, del ROS e l'autorità giudiziaria si riuniscono il 13 gennaio per valutare le rivelazioni del Di Maggio. Il vicecomandante della Territoriale, colonnello Cagnazzo, e il dottor Aliquo propongono di perquisire immediatamente un manufatto ubicato all'interno del cosiddetto Fondo Gelsomino, in via Uditore, dove Di Maggio ha dichiarato di aver incontrato Riina e Raffaele Ganci anni addietro. Ma non sono d'accordo su tale iniziativa, però, il capitano De Caprio e il maggiore Balsamo, i quali ritengono dannosa, per le indagini in corso, una perquisizione in questo momento e propongono di rimanere in osservazione. Inoltre, De Caprio, nella stessa riunione, insiste sulla necessità di tenere sotto controllo gli esponenti della famiglia Sansone, ritenuti particolarmente vicini a Riina, ed in particolare il complesso delle villette ubicate in via Bernini 54, zona individuata dal ROS attraverso attività di indagine e non menzionata da Di Maggio nel corso dei colloqui sostenuti con gli investigatori. Viene convenuto di mettere sotto osservazione entrambi i complessi, così i carabinieri del ROS la mattina del 14 gennaio del 1993 iniziano l'attività di osservazione sia del fondo Gelsomino sia di via Bernini 54. La sera stessa De Caprio fa visionare la cassetta delle osservazioni svolte nella giornata e il Di Maggio riconosce nelle immagini i figli e la moglie di Riina mentre escono dal complesso di via Bernini 54. Questa scoperta suggerisce di proseguire l'osservazione la mattina seguente, ma con Di Maggio a bordo del furgone, la balena, utilizzato per sorvegliare la zona e con una serie di squadre pronte ad operare i pedinamenti dei soggetti eventualmente individuati. La fase dell'arresto. La mattina del 15 gennaio del 1993, alle ore 8:55, Di Maggio riconosce Salvatore Riina mentre esce in macchina da via Bernini 54, accompagnato dall'autista poi identificato in Salvatore Biondino. Subito viene avviato il pedinamento del veicolo. Alle ore 9 il capitano De Caprio, con alcuni dei carabinieri suoi sottoposti, blocca l'auto segnalata su via Regione Siciliana all'altezza del motel Agip e arresta finalmente così il boss indiscusso di Cosa Nostra.